In consiglio comunale passa la mozione dei consiglieri Enrico Verini e Gianni Padovani per avere pattuglie dell'esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, in cui il 9° reggimento Alpini è già impegnato, almeno al terminal di Colle Maggio nella zona del Castello, aree attualmente poco sicure che hanno visto negli ultimi tempi episodi di criminalità e spaccio di droga. La mozione chiede l'impiego dei militari come attività complementare e non alternativa a quella delle altre forze dell'ordine per aumentare i punti controllati anche in vista del 2026, quando L'Aquila sarà capitale italiana della cultura. Nella mozione i consiglieri chiedono a sindaco e giunta di avviare dei tavoli anche per cercare di capire se gli organici delle forze dell'ordine sono sufficienti. In pratica di che si tratta? Avremo dei presidi dell'esercito soprattutto al terminal di Colle Maggio, che oggi è oggettivamente pericoloso, e nella zona del Castello. Quella che due consiglieri hanno chiesto non è una militarizzazione della città, ma soltanto la presenza di alcuni presidi fissi in aree ad oggi maggiormente critiche per venire incontro alle esigenze di sicurezza. Sarà cura del comitato provinciale poi individuare i luoghi più a rischio, ma ad oggi sono quelle le aree più attenzionate. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante oggi in Consiglio Comunale, perché la sicurezza, secondo noi, non è né di destra né di sinistra, ma è di tutta la città, quindi non ha colori politici ma soltanto i colori dell'Aquila. Quindi siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo.